È come quando conosci una donna e te ne innamori. Faresti di tutto per portarla fuori a cena, per averla tra le tue braccia, per conquistarla. Il suo nome è Vittoria ed oggi avrà un sapore diverso. Oggi si fa la storia. ASD Fair Play presenta il capitolo finale di Unilic Palermo sezione calcio a 5. Valdemone Fustal, officina Lodato. Un caloroso benvenuto da Onofrio Di Lorenzo. E al mio fianco Andrea Barraco. Buonasera Massimo, buonasera. La Valdemone Fustal scende in campo con Salamone, Lidestri, Tudisca, D'Agostaro che rientra dopo la semifinale, Smiriglio, Solaro, Sangue Dolce e il capitano Biagio Testaiuti. Nell'officina Lodato pesano le assenze di Gracef e Biondo. Cangemi il capitano, la porta sarà difesa da Griffo, Moschera, Gracef, Gabriele, Marchese e Calvaruso a fare la storia. Chi vedi favorito per questa partita? L'assenza di Biondo sicuramente peserà molto negli officiali Lodato, quindi diciamo che 60-40 per i Valdemone, ma il calcio è strano. Tra un po' Massimo. Si comincia, ma viene fermato con la collaborazione anche di Salamone, che adesso gestisce il pallone con un rimpallo favorevole. Solaro per D'Agostaro! Nel gol di Michele D'Agostaro! Valdemone subito in vantaggio quando siamo al minuto 4. Come avevo detto, se giocano a due tocchi è difficile prenderli, che sono molto veloci. Il pallone per il capitano Testaiuti, gioca dietro per Solaro. D'Agostaro tenta il dribbling, ancora il tentativo di tunnel e poi Solaro! Che gol di Angelo Solaro! 2-0 per la Valdemone e partenza a razzo per i bianchi di Testaiuti. Giocatore straordinario, quando prende palla, quando è in palla soprattutto e comincia a dribblare gli avversari, non lo prendi mai. Marchese tenta il tiro da centrocampo, Sangue Dolce con la mano aperta la mette in calcio d'angolo. Intanto vediamo che Marchese si è spostato, adesso gioca più da dietro. Graceffa supera Salamone, Graceffa allarga per Calvaruso, il tiro di Calvaruso e ancora Sangue Dolce, decisivo. Prova a farsi la frettata da soli. Salamone porta palla. Lo anticipa Marchese e poi per Calvaruso, Calvaruso sul fondo, il tiro di Solaro. Va via in mezzo a tutti, Solaro tenta il tiro e la doppietta per lui, risultato sul 3-0 e Solaro in forma strepitosa. Ovviamente il giocatore fantastico, quando accede anche palla al piede è impossibile da prendere. Ha seminato tutti gli avversari. Invece partono quelli della Valdemone con Testaiuti che la lascia a Solaro, ancora Testaiuti di poco fuori. Ha avuto che costringe l'officina Lodato a giocare all'indietro. Adesso Marchese stava combinando una frittata. Recupera palla Solaro, lottando in mezzo a tutti. Solaro il tiro e Griffo la mette in calcio d'angolo. Tudisca, il cambio gioco riesce in qualche modo. E lì destri, prova a servire ancora il numero 11 della Valdemone. Tudisca il tiro e Griffo con le mani aperte. Il pallone ancora in gioco. Moschera gioca sulla destra dove c'è il capitano Cangemi e intercetta il passaggio di Tudisca. Cangemi adesso tenta il tiro. Può cercare la porta. Proprio lui sul pallone. Proprio lui. Michela. Marchese la rincorsa e il tiro. Sangue Dolce smanaccia in angolo. Col corpo recupera il pallone Tudisca che adesso può partire. C'è la corsa di Lidestri, lo scambio con Smiriglio, Tudisca, il tiro di poco fuori. Che brivido per l'officina Lodato ancora una volta. Testaiuti evita l'avversario e adesso può partire. No! Che perde palla però, c'è Marchese, il tiro, Sangue Dolce si oppone a lui. Lodato a chiudere. La chiusura dell'altro numero 7. Gabriele Graceffa. Il pallone per D'Agostaro, il tiro al volo e l'ottima parata di Griffo ancora una volta. Quando siamo al minuto 19, Moschera, vi ricordiamo. Il lancio per Calvaruso, la parata di Sangue Dolce. Che parata, ancora decisivo. Il tiro di Cangemi. La sirula. La rimessa per l'officina Lodato, squadra che ha vinto il girone di Unilic. Moschera prova a girarsi, il tocco alto per Gracef, fa sponda di testa per Marchese.
Moschera! Tiro fuori, che occasione per Moschera! Bravissimo, sangue dolce, capisce dov'è il pericolo. Intanto abbiamo qua una mosca. Graceppa, può tentare il tiro? Graceppa che non trova lo specchio. Salamone, adesso il lancio è per testa, aiuti ancora, coi piedi, griffo. Su tutti i canali YouTube. Di destra. Il tocco ancora dietro per il capitano, testa aiuti. C'è il pressing degli Officina Lodato che viene l'usa ancora da lì destro. Lì destro lui a portare il pallone per Tudisca, Tudisca, tu per tu con Griffo. Il passaggio è per testa aiuti. Cosa ha sbagliato la Valdemone Fusta? Il match point. Postano con un ritmo molto lento quelli degli Officina Lodato. C'è Calvaruso, Calvaruso tenta di superare, testa aiuti, tiro fuori. Questa palla lì destra ancora. Adesso a difendere la sfera il capitano testa aiuti. Marquez si gira, il tiro e la traversa che trema. E la sfortuna ci si mette. E quando è così? Faccio lungo a cercare lì destri. Lì destri prova a superare Gangevi. Recupera palla ancora lì destri che l'aveva persa per un attimo. Il Tudisca! Il pallone fuori. Tiro di Marchese, è proprio l'altro numero 10 a mettere fuori. Ancora una volta sulla barriera, sono difficili queste punizioni. Rimessa laterale, Cangevi, cerca Marchese, Marchese conquista il pallone proprio Marchese e poi col tacco si ferma, cerca l'opzione più adatta per essere offensiva. Ancora Marchese, bene, va bene. Cerca Graceffa, recupera palla alla Valdemone. Ancora Sviriglio, può andare a tu per tu col portiere, il tiro di poco fuori. L'idea della Valdemone. La luce supera di questa Cangevi. Squadra per Sviriglio, il pallone ancora per Salamone, la parata di Griffo, ma ancora lui il tiro murato da D'Agostaro. Grazie, fa spalla alla porta, perde la palla, la recupera testa aiuti. Marchese adesso una delle ultime occasioni per l'Officina Lodato, il tocco dietro per Marchese, ancora per Cangemi. Che intenzione di Griffo! Gaggi! Fallo su Griffo e quindi tiro libero, va Marchese, la rincorsa, il tiro! E si sblocca Marchese! La caponata! 3-1 e forse la partita si può riaprire! La caponata è fatta! L'arbitro ha il fischietto in bocca, la partita sta per finire! Fischietto in bocca per l'arbitro! Battute finali di questo campionato e finisce qui la Valdemone Fusta, è la campione di Unilic Palermo, sezione calcio a 5. Oh, Condombia. Oh, a noi non ci abbiamo Pogba, abbiamo Condombia. Condombia. Ragazzi, ci scoriamo, dai. Nell'aria c'è odore di birra. E ci di Pogba, Condombia. Stesso tempo almeno lo facciamo per correttezza, dai. La consegna del trofeo meritato al capitano Valdemone Futsal. La consegna della coppa. La consegna della coppa da parte del presidente di ST Fair Play, Francesco Costa. E il capitano testa aiuti alza la coppa in cielo. Valdemone è campione, è campione, è il campione. Michele D'Agostaro, signori. La riempiamo tutta, Ciccio, di birra. La riempiamo tutta. Dopo queste dichiarazioni volevamo ringraziare Big Sport per i campi, volevamo ringraziare Biagio Testa Aiuti per le birre. Numero uno di tutti, Michele D'Agostaro, signori. Numero uno top. Ringraziamo anche il settore calcio dell'ASI per le direzioni di gara fino oggi svolte durante tutto il campionato. Appunto mio. Ce ne andiamo a Berlino. Io da Berlino non ne frega niente. Ho tempo di farmi la doccia e va.